Ciao a tutti ragazzi, come state oggi? Ho detto che oggi avrei fatto una nuova recensione. Come al solito sulla mia pagina di Facebook ho fatto un sondaggio chiedendovi cosa volevate vedere recensito e ha vinto abbastanza a mani basse qualcosa di Inside Out. Per chi non lo sapesse, Inside Out è il nuovo film Disney Pixar, vi lascio un link al trailer qui sotto nella descrizione, quindi andatelo a vedere. Qui in Italia uscirà a settembre, ma io ho avuto l'onore di vederlo negli Stati Uniti e l'ho adorato. Penso che sia uno dei miei film Pixar preferiti di sempre. Ho riso, ho pianto, ho amato tutti i personaggi. Se potete vederlo in lingua originale è ancora meglio, perché il doppiaggio originale inglese è fantastico, le voci sono azzeccate, la musica è fantastica, insomma è un film che non dovete assolutamente perdere. Io ovviamente non ho potuto vedere, visto che mi hai lasciato qui. Lo so, Forbice, tu non sai che caldo faceva. Non vedevo niente di simile dal 72. Scusami, Forbice. Troverò il modo di vendicarmi. Quando meno te l'aspetti. Ah, grazie. Beh, chi è questo personaggio? Lo stavo per l'appunto spiegando. Ok, sentiamo. Questo è un articolo esclusivo per Disney Store, quindi potete trovarlo solamente lì, non negli altri negozi di giocattoli, ma solamente nel Disney Store più vicino a casa vostra o su disneystore.it. E questa serie di bambole deluxe dedicate ai personaggi di Inside Out è appena uscita sul sito, quindi potete già comprarla anche qui in Italia. Vi lascio tutto nel link qua sotto. Qui in alto a sinistra c'è il logo Disney Store, questa bambola di tristezza o sadness in inglese è consigliata dai 3 anni in su. Questa serie di bambole dedicate ai personaggi di Inside Out si chiama Deluxe Talking. Infatti queste bambole parlano, e non solo. E c'è scritto poi il nome del personaggio, che è Sadness, quindi tristezza, e sotto è scritto in francese. Vi risparmio il mio pessimo francese, ma solo per oggi. Qui c'è un'immagine della povera tristezza. Il logo del film Disney Pixar Inside Out arriva con una memory ball, cioè una palla della memoria, perché in questo film tutte le nostre memorie vengono conservate all'interno di queste palle. Sadness arriva proprio con una di queste palle, che però è vuota. Tocca a voi inserire la foto di un vostro momento triste all'interno. Trovo l'idea molto carina, anche se mi chiedo chi tra tutte le persone che hanno comprato questo gioco si sia fatto lo sbattimento di non solo stampare una propria foto triste, ma anche ritagliarla e infilarla nel la palla. Io di certo non sono una di quelle. Sadness ha un try me. Ovviamente in tutto il mondo Sadness parla in inglese e dopo vi farò sentire tutto quello che dice e lo tradurrò per voi. In ogni modo potete provarla schiacciandole la sua manina. Trovo la sua voce del film adorabile. Oh, come potete vedere, quando le schiacciate la mano non solo dice una frase del film, ma le si illumina la testa, perché i personaggi di Inside Out sono un pochino glowy, cioè brillano un pochino, anche se mi fa un pochino effetto che le si illumini solo la testa, ma comunque lo vedremo meglio dopo. Sul retro della scatola, a parte un'altra immagine bellissima promozionale di Sadness, possiamo vedere le altre emozioni che possiamo trovare, che sono gioia o joy, disgusto o disgust, anger o rabbia e paura o fear. In America era decisamente impossibile trovare disgusto, era andata sold out ovunque, non pensavo che il suo personaggio avrebbe avuto tutto questo successo. L'unica novità che ci dice sul retro è che dice ben 10 frasi diverse dal film. È giunto il momento di togliere questa poveraccia fuori dalla sua scatola. Vi consiglio di usare una forbice, perché al Disney Store ci danno veramente dentro con le confezioni. Hanno davvero paura che rubino tutto, evidentemente, perché sennò non me lo spiego. Solo il Disney Store fa ancora dei packaging simili. Ecco tristezza fuori dalla scatola e devo ammettere che toglierla è stato veramente difficile. Ho sudato 7 camicie. Un vero inferno. A parte questo, Sadness è davvero carina e penso che rientri veramente nel suo personaggio. Vi dico subito che non sta molto facilmente in piedi, dovete trovare proprio un punto X e sperare che la fisica sia dalla vostra parte. Come vi ho già detto, assieme a lei arriva anche la sua memory ball e qui potete inserire il vostro momento triste oppure questo pezzo di cartoncino che trovate nella scatola, che ha stranamente... Dicevo che ha stranamente la grandezza perfetta per stare nella memory ball. Guardate che carina. In fondo la memory ball ha qui
un plug da inserire nella mano di Tristezza per fargliela tenere in mano, per l'appunto, poi vi farò vedere meglio. Tristezza come colore principale il blu, i suoi occhi sono blu, le sue sopracciglia sono blu, i suoi occhiali sono di un blu violaceo scuro e ha un pochino di blush rosaceo sulle guance. Il colore della sua pelle è, sì, ovviamente blu, ma è un pochino perlato e penso che si veda abbastanza bene anche dalla telecamera. Gli occhiali non sono removibili e sono incastrati alla plastica. Sembra abbastanza doloroso avere gli occhiali attaccati in faccia, ma ok. I suoi capelli sono blu scuro e hanno all'interno dei tinsel, cioè queste ciocche brillantinate, e le stanno molto molto bene, visto che nel cartone sembra proprio avere i capelli luccicanti. Non hanno nemmeno troppo prodotto, se non qui sul davanti, per non farglieli finire in faccia. Vi sconsiglio calorosamente quindi di spazzolarglieli, sennò diventerà come la bambina di The Ring, quindi magari no. Trovo comunque la sua faccia e la sua espressione davvero adorabili e mi viene voglia di abbracciarla fortissimo. Visto che Sadness è l'emblema della tristezza, ha ovviamente un golfino a collo lungo che sembra essere di lana, sapete quella lana che punge, che vi dà fastidio tutto il tempo? Ecco, esattamente, che sembra prudere tantissimo qui sotto il collo. Ah! E il suo golfino è ovviamente sui toni dell'azzurro e ha un pochino di brillantini. Ha poi i suoi pantaloni che vi sconsiglio di toccare, ragazzi, continuano a crollarle in modo veramente imbarazzante e sono semplicemente blu, il tutto è rimovibile visto che poi i pantaloni continuano a caderle. Ah! Il vero nice touch secondo me di questo personaggio e di tristezza in generale è che indossa queste babbucce che la fanno camminare in maniera tutta strana e un pochino sloppy, come si dice in inglese. È adorabile! Le gambe hanno un unico snodo qui, sono veramente cortissime, anche se è quasi impossibile farla stare seduta proprio perché ha le gambe così corte, poverina. Anche la sua testa si gira, quindi potete farla stare per terra in tutta la sua tristezza. Già. Per quanto riguarda invece le braccia, ha due snodi, uno qui alla spalla e uno alla mano, quindi potete muovere la sua spalla così e muovere le sue manine di 360 gradi. Oh, quanto è carina! Quindi sentiamo un pochino le 10 frasi che Sadness ha da dirci. Basta toccarle la mano. Scommetto che tu e Riley avete avuto delle grandi avventure. Sembra fantastico, sono sicura che Riley l'abbia amato. È molto triste e depressa che le sue gambe non la tengono su e quindi di lasciarla stare sdraiata per terra per qualche ora. Goodbye, friendship. Hello, loneliness. Addio amicizia, benvenuta solitudine. Potrebbe essere un buon momento per me fare un po' di pratica nell'essere positiva. Sì, è triste. I'm sorry. Mi dispiace. I'm sadness. Sono tristezza. E qui si ripetono. Tristezza ovviamente funziona a pile e basta andare sul retro, aprire il suo golfino infeltrito e troviamo lo speaker, il vano per le batterie e un tastino dove possiamo anche spegnerla. Per concludere direi che Tristezza è adorabile, è veramente simile a quella del film e non so se la telecamera riesce a darle giustizia. Oh, povera Tristezza! Se ci ha presa 50 capocciate, un motivo in più per essere tristi, già. In ogni modo trovo questa Deluxe Talking Sadness fantastica. È veramente simile al personaggio del film, i vestitini giusti, i capelli sono identici e se avete visto il film non potete non innamorarvi di questo personaggio che è assolutamente adorabile. Per quello che fa il prezzo è abbastanza buono, in Italia costano 20 euro. La trovo fantastica sia per i collezionisti e sia per chi invece ha intenzione di giocarci. A me non piace molto che le si illumini solo la faccia. Avendola così grossa sembra un enorme lampione. Come al solito vi chiedo, vi è piaciuta questa recensione? L'acquistereste? Qual è il personaggio di Inside Out che per ora vi ispira maggiormente? Fatemi sapere tutto nei commenti e vi ricordo che siamo anche su Facebook e Instagram. Esattamente, spegni la luce, voglio proprio vedere come funziona a luci spente. Hai ragione Forbice, non è una cattiva idea. Purtroppo non è molto buio perché è giorno, ma dovrebbe vedersi meglio come si accende. Helps me slow down and obsess over the weight of life's problems. Wow. Just one thing, I'm still in an emotional slump. Yeah, my legs aren't working yet. Just give me a few hours. Forbice sembra davvero un'enorme lampada.